anche questa domenica siamo a pranzo con voi. Benvenuti sempre qui nella nostra cucina virtuale. Non ti ricordi mai la frase d'apertura? No, non me lo ricordo mai. Vergognoso. Come state? Io di nuovo bene, sono di nuovo tra voi, ragazzi. Dai, e quindi oggi una nuova rubrica. Oggi quindi una nuova puntata. Veniamo a pranzo con voi. Bravo, veniamo a pranzo da voi, vi svuotiamo il frigorifero e ce ne andiamo senza pagare. Per chi non lo sapesse, è una rubrica che abbiamo promosso per far conoscere qualche canale che a noi piace e che magari ancora ha pochi iscritti, in modo da dargli una spinterella. Noi possiamo poco con Due Cuori e Una Cappa, anche Due Cuori e Una Cappa è un canale tutto sommato piccolino. Quindi ma poi canali più grossi, date una spinta a noi. Ci spingeremo tutti quanti. Per un burrone. Va bene. E allora? Oggi due canali bellissimi e due ragazze simpaticissime. Collaboreremo con Cristiana del canale Arte e Cucina, i link li trovate sia nel box informazioni, il link del canale, mentre dove c'è la i col pallino troverete il video corrispettivo al nostro. E oggi insieme a Cristiana, quindi del canale Arte e Cucina, e ad Elisa del canale La Cucina di Lelli, ciao Cristiana e ciao Elisa, faremo un menù completo pensato per San Valentino. Sì, San Valentino, la festa degli innamorati, la festa dove si concepiscono più bambini, mi pare, no? Detto ciò, vabbè, dai, sorvoliamo questi passaggi, invece pensiamo alla parte più conviviale, ecco, diciamo così, e culinaria. Infatti Cristiana nel canale Arte e Cucina ci proporrà un risotto rosso ai gamberi, mentre la cucina di Lelli, Elisa, ci proporrà un secondo piatto, mi pare, in voltini di merluzzo, se non mi sbaglio. Beh, se mi sbaglio correggetemi andando a vedere il suo canale. Noi invece faremo dei minimum blanc golosi. Certo, ho pensato di facilitare una ricetta macchinosa e che non si fa quasi mai e che potrebbe servire anche per riciclare la montagna di marron glacé che di solito si ricevono a Natale e che non piacciono a tutti, non si sa mai come impolpettarli questi marron glacé. A me piacciono un sacco, però in generale non incontrano il gusto di tutti. Quindi vi preparo un Mont Blanc con i marron glacé, un mini Mont Blanc, quindi dei dolcini a porzione, golosi perché ci mettiamo un quid in più di inventiva nostra, e molto molto goduriosi, vedrete. Bene, basta, hai rotto i Mont Blanc, andiamo di là. Ed ecco gli ingredienti per il nostro Mont Blanc goloso. Cerchiamo di svecchiare questo dolce molto antico con un tocco, con quel quid in più, con un guizzo di cioccolata che non guasta. Allora, occorreranno 200 ml di panna da montare e allora 75 g di nerissimo per il fondo dei nostri dolcini, quello amarissimo al 99% per bilanciare i sapori, perché il Mont Blanc è molto dolce, quindi così stemperiamo un po' questa eccessiva dolcezza che in amore ci sta, ma la nota amara in fondo è meglio sempre mantenerla. E 100 g invece di 74% amaro per creare la nostra ganache. Per fare un Mont Blanc velocissimo useremo i marron glacé, perché sì, è vero che è San Valentino, sì, è vero che vogliamo preparare una bella cena, ma sì, è vero che non vogliamo stare a cuocere le castagne, fare dire. Quindi applichiamo una scorciatoia gustosissima, vedrete. I marron glacé dove li possono trovare i nostri amici? In questo momento alla Lidl li vendono a 5 euro uno scatolone di 18 marron glacé, poi 4 cucchiai di zucchero. Cominciamo subito. In un pentolino versiamo 100 g di panna e portiamo ad ebollizione. Andrà subito in ebollizione, quindi prendiamo, siamo 100 g del nostro cioccolato fondente al 75% e piano piano facciamo stemperare. Quindi a fiamma bassa mescolate fin quando non otterrete questo bel composto cioccolatoso. Molto buono e molto cioccolatoso, quindi mettiamo da parte a fare raffreddare. In una caraffetta versiamo gli altri 100 g di panna da montare, aggiungiamo 2 cucchiai di zucchero. La panna la faccio molto dolce, è una crema chantilly molto spinta in dolce. Ok,
quando la panna è ben ferma avete finito di montare. In una ciotolina mettiamo i 75 grammi di cioccolato fondente amarissimo, quello al 99, e lo metto nel microonde per un paio di minuti a fondere. Ogni microonde è diverso da un altro, state attenti al punto di fusione perché sennò brucia. Nella ganache, prima che si raffreddi completamente, aggiungiamo gli ultimi due cucchiai di zucchero che vi avevo detto prima. Perché li aggiungo adesso e non prima? Perché voglio che rimanga una leggera croccantezza nel composto. Se invece voi lo volete soltanto cremoso e voluttuoso, fatelo in cottura direttamente. Io preferisco così proprio per dare un tono leggermente più croccherello, essendo tutto molto molle, le castagne molli, certo, la ganache molle, la panna molle, e allora diamo quel guizzo in più con un croc croc di zucchero. Ok, la mia cioccolata è pronta. Prendo delle basi in plastica, queste sono, per intenderci, queste qua, i moon cake, vengono venduti con questo piattino. Mi raccomando, mi raccomando, se non avete visto la torta gigante moon cake, veramente qua dove c'era io con qui. Le palline. E allora, cosa faccio? Prendo il cioccolato, lo verso all'interno del piattino e giro. Ne faccio proprio una cialda sottile, non voglio che sia spessissima. Mont Blanc poggerà su questo, ok? Con un po' di cioccolato che è rimasto, faccio qualche decorazione. Ok, basta cuoricini. Con un passaverdure se lo avete, meglio ancora, uno schiacciagli, prendiamo i nostri marron glacé e in una coppetta schiacciamone 5 per ogni Mont Blanc. I Mont Blanc che stiamo facendo sono delle monoporzioni, quindi 1. A questo punto non ci rimane che montare il nostro dolcetto. Prendiamo le nostre basi, che nel frattempo si sono solidificate, voilà, e mettiamole dal lato più liscio. Con il robino per fare le palline prendiamo una bella quantità di castagne, pressiamole dentro, quindi schiacciamo senza togliere morbidezza al composto, non fatelo diventare un macigno. Rilasciamolo. Ganache al cioccolato con la parte posteriore del cucchiaino, andiamo a carezzare tutto il nostro dolcino. Quindi prendiamo la nostra pannozza con la spatola e diamo proprio delle sculacciate. Aspetta amore, che sto sculacciando il dolcetto, al nostro dolcetto. Un po' là dentro che poi l'assaggio, eh. Va bene amore, tu sei l'assaggiatore ufficiale della panna? Sì, perché a me mi piace la panna. Ma non è panna, si chiama da panna. No, è panna. Io userò queste alzatine della Tiger per poggiarle, oppure i piattini, uno e uno, dai. Uno in alzatina. Che bello! Guarnisco con i cuoricini. Bene ragazzi, ed ecco pronti i nostri Mont Blanc golosi, un cuore dolce e pieno di sorprese, voluttuoso e morbido, per concludere al meglio le vostre serate di San Valentino. Bene. Allora vi lasciamo alle foto, noi ci vediamo dopo. Buon San Valentino. Ciao, buon San Valentino. Ciao, dateci dentro. No. Come è facile sfrangere le castagne in questo modo e utilizzarle. E come le sfrango io, modestamente. Tu sei una campionessa di sfrangi castagne. Ho pensato a questo dolcino perché è un dolcino voluttuoso, dai
dai gusti dolci, avvolgenti e nello stesso tempo un dolce molto sensuale al cucchiaio, insomma, ci volete anche giocare. Mi hai fatto venire il diabete, e quindi bene ragazzi, provate questa ricetta e poi andate anche nei due canali delle nostre amiche che hanno cucinato con noi oggi, Cristiana questa simpatia. Ed Elisa, brava, quello che ho detto io, e provate questa ricetta e provate questo menù completo per la notte di San Valentino. Bene, noi ringraziamo sia Cristiana del canale Arte e Cucina che Elisa del canale La Cucina di Lelli. Vi invitiamo ad andare a visitare i loro canali. Se volete partecipare al prossimo pranzo con noi, lasciate tanti commenti qua sotto e proponete i vostri blog oppure i vostri canali YouTube e noi saremo lieti di andare a sbirciare tra le vostre pagine, le vostre creazioni, per scegliere due che faranno con noi il menù di febbraio. Detto ciò, un grande bacio a tutti voi, che sia un San Valentino davvero speciale, e noi ci ritroviamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao, ciao. E fate i bravi.